Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Crash Bandicoot. Ragazzi, ieri non sono riuscito a finire in un solo giorno e oggi, disgrazia assoluta, mi sono fatto questo livello, il successivo e quasi tutto di quello seguente pensando di aver finito il video e invece era partito soltanto una registrazione, non anche quella del gioco. Quindi già sto partendo con un animo abbastanza infuriato, me li devo rifare. Quindi andiamo subito Pain Strip con il boss. Già prima battuto first time e adesso lo devo rifare un'altra volta. Quindi ragazzi, davvero terrificante come cosa, davvero terrificante guardare e accorgersi che non è partita la registrazione, ve lo posso giurare. Ok, intanto qui mi sono deconcentrato e ovviamente mi sono fatto colpire. Spara per 3 secondi, dopodiché si muove e va praticamente colpito. Adesso si sposta di là, spara per 3 secondi e va sul tavolino. Prima ha buggato e mi ha fatto tutta la procedura più semplice. Ok, adesso si dovrebbe spostare sulla parte destra. Vediamo un po' se non salta sul tavolo, sì. Va di là, vabbè, dammi il tempo. Si blocca. Ok, va colpito un'ultima volta. Adesso spara. Dovrebbe saltare sul tavolo, sparare. E poi gli si dovrebbe bloccare il fucile. Ora. E lo colpiamo, perfetto. Che se ci ha colpito un paio di volte, vabbè. Quindi rapidamente anche verso il prossimo, ragazzi, che il prossimo livello davvero tosto. Prima sono salite, ho il calendario praticamente, ho sceso il calendario di bestemmie, ma lo devo rifare un'altra volta, davvero allucinante, senza neanche le due vite qui, niente, devo rifare tutto così. A crudo, iniziamo già il nervoso, ragazzi, quindi con calma, questo livello è davvero tostissimo. Ma vabbè, perché sto perdendo così tanto? Ok. Ma lo sapevo, sono un coglione perché ho lasciato il tasto. Ok. Qui ragazzi cerco di essere concentrato perché è talmente difficile che se parlo ci metto soltanto più tempo e siccome già prima ce l'ho messo tanto, il fatto di doverlo rifare è davvero... di farlo di fila senza aver finito il gioco, senza vaffanculo! Ok. Fammi vedere che percorso arriva fino alla fine. Brividi. Ok, checkpoint. Mele. Gettone bonus. Però il bonus prima ho fatto davvero schifo, quindi magari ci darà un'altra possibilità. Attenzione, attenzione. Fottuto cinghiale di merda. Fottuto cinghiale di merda. Di merda, di merda, di merda. Sacco putrido. Sacco putrido. Altro checkpoint. Ci avviciniamo. Ok. Checkpoint. Vaffanculo, va come un coglione. Pure ieri così. Oggi invece ci ero saltato sopra. Second time. La fretta, ragazzi. La fretta in queste cose non aiuta. Non aiuta. Non aiuta. Shit.
Fuck, fuck. Bonus. Ok. Ci impolpiamo una vita. E poi qui c'è questa storia che si può andare comodamente da sopra così e prenderci due vite, oppure rischiare e passare da sotto. Ma io quasi quasi non rischierei, mi impolpo due vite e me ne vado. Ragazzi, quasi finito questo livello, che era davvero quello drammatico, poi no problem. Questo è davvero drammatico, questo livello, perché la proporzione per in verticale, in profondità, è davvero difficile. E bisogna basarsi sull'inquadratura, praticamente. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Saltiamo qui, ultima difficoltà, ghiaccio con stecca. E ce l'abbiamo fatta. Sliper. Ok, anche qui, ragazzi, anche qui prima qualche problema di frustrazione, se così possiamo dire. Frustrazione. Allora, eccoci qua. Ecco, queste stronzate, proprio stronzate. Qui bisogna saltare sugli isolotti solo quando stanno arrivando, non quando sono fermi. Cioè, lo sanno pure i bambini. Ecco, di nuovo. Ah no, vabbè. Ok, così. Andiamo a fare un po' un salto della fede. Giriamo. Ok. Ok. Ci siamo. Isolotto. Piccione isolotto. Piccione isolotto. Piccione arrivati. Ma niente checkpoint per noi. Quindi dobbiamo continuare ad andare avanti. Così. E ci siamo. Un braccio eliminato e anche il secondo. Saltiamo sul piccione. Ci assicuriamo qualche mela. E ora dobbiamo fare piccione tu piccione. Quindi piccione tu piccione. Perfetto. Mela extra per noi. E intanto iniziamo a guardare il tempo di questa scalinata. Che è così, così e così. Saliamo. Ok, nessun checkpoint per noi, ragazzi. Nessun checkpoint. Saltiamo sul piccione. Oh, attenzione, attenzione, attenzione ai brividi, ragazzi. Ora si chiude. Rientra. Oh. Ora sono più veloci. Ok. 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 Mantenere la calma. Prendiamo qualche mela. Ok. Checkpoint finalmente, ragazzi, senza mai cadere. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Crash del cazzo. Vaffanculo. Ah, ora ci sono questi isolotti che hanno questa specie di magnete che non hanno una direzione che si riesce a intuire molto bene. Saliamo con un ascensore, vediamo qui come la tempistica. Ok, quindi passiamo e lo sturiamo. Vediamo quanto tempo. Allora, saltiamo. Ok, va bene. Benissimo. Prende qui, prima mi sono accorto che non stavo registrando. Ok, va bene, non troppo difficile. Piccione, perfetto. Perfetto. Torniamo sul lento. Va benissimo. Lì non bisogna saltare, se no si rimane. Va bene. Ora
piccione, piccione, maschera più livello bonus, un bonus round. Vediamo un po', questo l'altra volta non l'avevo fatto, cioè il TNT. No, vaffanculo, potevo premere F1, non l'avevo mai fatto questo qui, non me lo ricordo da tantissimo tempo, vabbè, avrò modo di riprovarlo, magari ecco, sbagliato, non lo sentivo, perfetto. Perfetto, qui bisogna saltare alla cieca. Poi lì c'è il piccione, quindi saltare, piccione, saltare. Oh, su cosa? Ah, ok. Uno, due, tre, quattro, perfetto. No, no, no! Ma ci rendiamo conto? Allora, calma. Hai sbagliato un'altra volta. Ah, no. Perfetto. E vaffanculo sto piccione di merda. Ah, beh, perché guarda, di nuovo mi incazzavo davvero. Ok. Ma vaffanculo. Però vita vita e livello finito. Come è finito anche questo episodio, ragazzi. Quindi nonostante l'ho dovuto rifare due volte, però sono riuscito ad arrivare fino a qui. E quindi lo continueremo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un bel like, un commento. E ci vediamo come sempre nel prossimo video.